Castelvetrano, altro colpo ai fiancheggiatori di Messina Denaro, i carabinieri arrestano 16 persone. Campobello, Castiglione proclamato sindaco e già insediato, prende forma il nuovo consiglio. Trapani, la regione stanzia oltre 3 milioni di euro per ricapitalizzare la società Airgest. Mazzara sul futuro dell'ospedale Belaiello, le rassicurazioni di Nicole Cristaldi. Mazzara, altri due consulenti a titolo gratuito per il sindaco, nominati un avvocato e uno scrittore. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca, operazione antimafia dei carabinieri del ROS e del comando provinciale di Trapani. 16 gli arrestati, i particolari nel servizio. Ennesimo colpo alla fitta rete di fiancheggiatori del latitante castelvetranese Matteo Messina Denaro. La scorsa notte i carabinieri del ROS e del comando provinciale di Trapani hanno tratto in arresto 16 persone in esecuzione di altrettanti ordini di custodia cautelare in carcere emessi dal GIP di Palermo su richiesta della procura distrettuale antimafia. Gli arresti sono stati eseguiti tra il capoluogo siciliano e Castelvetrano. Le accuse nei confronti delle persone finite in manette, ritenute affiliate ai mandamenti castelvetranese di Brancaccio, sono a vario titolo associazioni di tipo mafioso, estorsione, rapina pluriaggravata, sequestro di persona e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. L'operazione è stata denominata Eden 2 e costituisce un'ulteriore fase delle indagini avviate nel 2009, già culminate con l'arresto di 48 persone nell'ambito delle operazioni antimafia Eden e Campus Belli. Le indagini dei militari dell'arma dirette dal procuratore aggiunto Teresa Principato avrebbero confermato il ruolo di vertice tuttora rivestito da Matteo Messina Denaro sul territorio trapanese e avrebbero consentito di accertare rapporti molto stretti con la famiglia di Brancaccio che fa capo a Graviano. Secondo i carabinieri del ROS, a curare gli interessi del latitante castelvetranese in questi ultimi anni sarebbe stato il 37enne nipote acquisito Girolamo Bellomo, marito di Lorenza Guttadauro. L'uomo è stato arrestato nella sua residenza di via Benedetto Marcello a Palermo. Tra coloro che sono finiti in cella c'è anche un consigliere comunale di Castelvetrano, si tratta di Calogero Lillo Giambalvo di articolo 4. Gli altri arrestati sono Ruggero Battaglia, Salvatore Marsiglia, Salvatore Vitale, Gaetano Corrao, Ciro Carrello, Giuseppe Nicolaci, Fabrizio Messina Denaro, Rosario Cacioppo, Leonardo Cacioppo, Giuseppe Fontana, Vito Tummarello, Valerio Tranchida, Salvatore Circello e Luciano Pasini. Aggressione a un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Favignana. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì scorso ed è stato denunciato ieri dal segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria OSAP Rosario Di Prima. A scagliarsi contro l'agente sarebbe stato un detenuto, a quanto sembra per futili motivi. È stato l'intervento di un altro agente a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. La vittima dell'aggressione ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici che lo hanno giudicato guaribile in 6 giorni. Per Di Prima occorre porre rimedio alla carenza di organico nel carcere Gadino. La polizia di Alcamo ha arrestato un 18enne con l'accusa di furto in servizio. Gli agenti del commissariato di polizia di Alcamo hanno eseguito oggi un arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trapani. La misura cautelare è stata eseguita nei confronti di un 18enne romeno accusato del reato di furto pluriaggravato di autovettura. Il giovane, che ha alle spalle svariati precedenti specifici, è accusato in particolare di aver messo a segno, in concorso con altre persone, tuttora in corso di identificazione, il furto di un'auto di proprietà di un castellammarese. Il mezzo è stato rubato nelle scorse settimane ad Alcamo, nel centralissimo corso 6 aprile. Gli autori del furto avrebbero approfittato di un attimo di distrazione di un congiunto del proprietario dell'auto. Dopo essersi impossessati del mezzo, i ladri si sono dati alla fuga. L'auto è stata ritrovata dalla polizia la sera stessa, mentre uno dei presunti autori del furto è stato identificato soltanto adesso.
Parliamo adesso di pesca, c'è una buona notizia per le marinerie, tra le quali quella di Marsala, dedita alla cattura del tonno rosso. Ieri infatti l'ICAT, cioè la Commissione Internazionale per la Conservazione di questa specie ittica, ha dato il via libera alla proposta della Commissione Europea, sostenuta dall'Italia, che prevede l'aumento delle cosiddette quote tonno. Da quest'anno al 2019 tali quote aumenteranno di circa il 20% ogni anno. Per quanto riguarda l'Italia, Marsala ci si augura che una maggiore quota venga riservata alla pesca con il sistema del palangaro. E torniamo anche oggi sulle elezioni a Campobello di Mazara. Il neo sindaco Castiglione potrà contare su ben 12 consiglieri comunali. Il servizio. Potrà contare su una solida maggioranza in Consiglio Comunale il neosindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, eletto primo cittadino al termine dello spoglio conclusosi lunedì sera. Alle tre liste che hanno sostenuto la candidatura dell'ex Presidente del Consiglio andranno infatti 12 dei 20 seggi in aula consigliare grazie ai 3.627 voti ottenuti complessivamente, pari al 49,45% dei 7.335 voti validi espressi dai campobellesi. A fare la parte del leone è stata la lista Democrazia e Libertà, che con i 2.422 voti ha ottenuto l'elezione di ben 9 consiglieri comunali, a partire da Piero Di Stefano, il più votato con 382 preferenze, 359 aspiranti consiglieri in corso. Sbarcheranno in consiglio, ma per l'ufficialità bisognerà ovviamente aspettare la proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio Centrale Elettorale, anche Antonino Polaneo, Giacomo Gentile, Gianvito Luppino, Rosalinda Riservato, Gaudenzia Zito, Vito Buono, Valentina Accardo ed Angelo Accardo. Due i consiglieri eletti in quota Partito Democratico, la cui lista ha ottenuto 707 voti. Si tratta di Simone Tumminello e di Clotilde Balestrei. Uno, infine, il seggio scattato per la terza lista a sostegno di Castiglione, ovvero articolo 4, ed esattamente il neo consigliere è Maria Tripoli. L'opposizione dunque potrà contare su 8 consiglieri, di questi 6 sono stati eletti nell'ambito della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Gianvito Greco. Si tratta di Giovanni Palermo, Gaspare Passanante, Massimiliano Sciacca e Rosaria Stallone, candidati nella lista Campobello Bene Comune, nonché di Nicola Giorgi e Giovanni Tumminello, candidati nella lista Campobello di Mazara della Città del Domani. Saranno rappresentati da un consigliere ciascuno, infine, il Movimento 5 Stelle ed il PDR. Nel primo caso il neo consigliere è Tommaso Di Maria, nel secondo è il risultato eletto Vincenzo Giardina. Intanto, dopo gli auguri al neo primo cittadino campobellese da parte del sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, ieri sono arrivati anche quelli del segretario e presidente provinciale del Partito Democratico di Trapani, rispettivamente Marco Campagna e Cristina Emmola, i quali in una nota hanno espresso soddisfazione per il risultato elettorale uscito fuori dalle urne a Campobello. Da parte loro, gli attivisti del locale Metap del Movimento 5 Stelle hanno voluto ringraziare gli elettori che hanno dato fiducia al loro progetto. Non abbiamo avuto i consensi sperati, ma non demordiamo, si legge in una nota dei pentastellati che hanno poi rivolto un augurio di buon lavoro al neosindaco Castiglione. Il neo sindaco di Campobello di Mazara è stato già proclamato sindaco e si è insediato ieri al comune, dove ha incontrato Ester Mammano, presidente della commissione prefettizia che ha guidato l'ente dopo lo scioglimento per mafia nel 2012. Il primo cittadino ha incontrato inoltre anche i rappresentanti delle forze dell'ordine. Castiglione dunque è operativo a tutti gli effetti e si è già messo al lavoro. Trasferta romana ieri per il presidente di Confagricoltura Trapani, Fabio Bertolazzi, che ha partecipato alla prima conferenza nazionale di Agrinsieme, ovvero il coordinamento che rappresenta le aziende, le cooperative aderenti alla CIA, la stessa Confagricoltura e l'Alleanza delle Cooperative Italiane. Durante i lavori sono state illustrate le esigenze degli agricoltori e ai ministri dell'Ambiente, dell'Agricoltura e della Salute, rispettivamente Gianluca Galletti, Maurizio Martini e Beatrice Lorenzin. Per Bertolazzi le priorità sono completare l'attuazione del decreto cosiddetto Campo Libero, promuovere gli investimenti statali nello sviluppo della ricerca per migliorare l'agricoltura, proteggere i prodotti agricoli italiani all'estero.
Visita ieri degli alunni del terzo circolo didattico Baldo Bonsignore alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Gli studenti che frequentano le quinte classi elementari hanno visitato la struttura e hanno assistito anche alla proiezione di alcuni video sui compiti istituzionali della Capitaneria. Inoltre gli alunni sono saliti anche su una delle motovedette in dotazione al locale comando. La visita si è conclusa poi con una breve sosta in sala operativa. La visita in Capitaneria rientra nell'ambito del progetto formativo intitolato Il Mare. Il Comune di Marsala procederà all'aggiornamento dell'albo delle imprese di fiducia. Le imprese interessate, comprese quelle che fanno già parte dell'elenco, dovranno fare domanda di iscrizione entro il 12 dicembre. Alle ditte che saranno inserite nell'albo potranno essere affidati lavori, servizi e forniture mediante la procedura del cottimo fiduciario. L'iscrizione all'albo, si legge in una nota del Comune, avrà validità annuale. Ci occupiamo adesso dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo. Dopo le rassicurazioni in aula consiliare del manager dell'ASP di Trapani, De Nicola, si guarda ora al futuro del nosocomio mazzarese, il servizio. Ci si è interrogati e ci si è preoccupati per nulla. In altre parole, tutto sta pelando liscio come l'olio ed anzi siamo in netto anticipo sui tempi previsti di consegna. Mai un messaggio fu così netto e privo di qualsiasi sbavatura. Un messaggio talmente incisivo e convincente che anche i più scettici alla fine si sono convinti anche loro. Ci si riferisce naturalmente alla seduta aperta che il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ha dedicato ai lavori dell'ospedale Abele Aiello e soprattutto alla fisionomia futura del nuovo plesso ospedaliero. Una seduta aperta nel corso della quale non sono in verità mancati dei momenti di vera preoccupazione tra alcuni intervenuti in aula e non sono mancate delle espressioni di perplessità su quello che si è detto sarà la nuova carta di identità del ristrutturato ospedale Abele Aiello. Ma su tutto, alla fine, è calata l'ennesima assicurazione del manager dell'ASP di Trapani, Fabrizio De Nicola, il quale, dopo aver in parte ripercorso l'intero iter legato ai lavori e dopo aver anche preannunciato che i lavori addirittura finiranno in anticipo di 2 mesi rispetto alla data fatidica del 31 dicembre 2015, ha ufficialmente promesso ancora una volta che l'ospedale mazzarese riavrà tutti i suoi reparti e tutto il suo personale. Reparti e personale che naturalmente dall'inizio dei lavori si trovano necessariamente in trasferta a Marsala e Castelvetrano soprattutto per assicurare le dovute prestazioni ai pazienti mazzaresi. Insomma, non cambierà nulla rispetto a prima, anche se poi è stato doverosamente ricordato che nella logica della rimodulazione della rete ospedaliera siciliana si viaggia ormai a grande velocità verso gli accorpamenti e quindi verso i cosiddetti ospedali riuniti, che nel caso specifico sta a significare chiaramente l'accorpamento tra l'ospedale di Mazara del Vallo e quello di Castelvetrano. Tutto ok dunque e piena serenità riportata in mezzo ad una cittadinanza che sull'ospedale si è spesso interrogata e che molto probabilmente a buon diritto continuerà ad interrogarsi perché si sa finché il vino non è nella botte non si può mai essere sicuri di nulla. Ad ogni buon conto il manager dell'ASP ci ha pubblicamente messo la faccia ed anche se non era presente in aula il sindaco Nicola Cristaldi ci sta mettendo anche la sua. Quindi 2 facce pubbliche, ognuna delle quali ha firmato, si può dire, un contratto ben preciso con i cittadini mazzaresi. Di mafia e beni confiscati si parlerà domani a Palermo nel corso di un incontro promosso dall'Associazione Libero Futuro, dal Cresme e da Libera. L'appuntamento è a partire dalle 10 nella sede di Libero Futuro in via De Gasperi 53. Per l'occasione verrà fatto il punto della situazione sui beni sequestrati e confiscati, del loro impatto sull'economia locale e regionale, della loro potenzialità in termini di creazione di ricchezza legale. Verranno illustrate inoltre alcune delle esperienze più innovative di gestione e promozione, le conseguenti necessità di revisione degli approcci legislativi e giudiziari al tema. Altri consulenti a titolo gratuito nominati dal sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi, il servizio.
Arrivano altri due consulenti a titolo gratuito al comune di Mazara del Vallo. A nominarli è stato appena qualche giorno addietro il sindaco Nicola Cristaldi. Si tratta di uno scrittore e di un avvocato che andranno a coadiuvare l'amministrazione comunale per la realizzazione di specifici obiettivi. In particolare lo scrittore Salvatore Di Giorgi, meglio conosciuto come Sal, si occuperà in qualità di consulente artistico della programmazione e della realizzazione dell'istituendo Premio Mazara Narrativa 2015 che dovrebbe svolgersi l'anno prossimo nella città del Satiro. Concorso che nelle intenzioni del sindaco Cristaldi verrà riservato esclusivamente ad autori che abbiano in attivo un solo libro edito in prosa. L'altro consulente nominato dal primo cittadino è l'avvocato palermitano Laura Carbone. In questo caso la professionista si occuperà in qualità di consulente tecnico di attività di pianificazione di accordi internazionali delle imprese associate della filiera ittica. Entrambi neoconsulenti ovviamente svolgeranno il proprio incarico a titolo gratuito. Di Giorgi e Carbone vanno ad aggiungersi così a Vito Di Simone, l'ex funzionario del comune mazarese nominato dal sindaco nelle settimane scorse consulente a titolo gratuito in materia di fondi europei. Dunque, anche per il suo secondo mandato amministrativo, il sindaco Cristaldi sembra orientato ad avvalersi di una serie di esperti e figure varie che coadiuvino la sua amministrazione per la realizzazione del programma elettorale. Nei primi 5 anni da sindaco, i consulenti a titolo gratuito nominati dal primo cittadino sono stati una ventina. Torna ad Alcamo la festa dell'albero. L'iniziativa promossa dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione si svolgerà venerdì prossimo in vari istituti cittadini. Prevista anche la piantumazione di alcuni alberi presso il parco suburbano di San Francesco e presso il parco di Piazza Falcone Borsellino. Prenderà il via questa sera a Mazara del Vallo la rassegna cinematografica promossa dal Centro e Giussi e Talenti di Sicilia e dal Circolo Cinematografico Mediterranei. L'appuntamento è a partire dalle 21 al Cineteatro Rivoli. Ad aprire la rassegna, che proseguirà fino al 31 gennaio, sarà il film documentario intitolato Luce Verticale, Rosario Livatino, Il Martirio, del regista Salvatore Presti. Aeroporto di Birgi, ok dalla regione per la ricapitalizzazione delle quote dell'Airgest, il servizio. Al terzo tentativo dovrebbe finalmente andare in porto l'aumento di capitale di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il governo regionale infatti ha approvato ieri la delibera con la quale impegna 3 milioni e 400 mila euro da destinare proprio alla ricapitalizzazione della società, della quale Palazzo d'Orléans detiene il 49% delle azioni. Dunque, dopo 2 rinvii consecutivi dell'Assemblea degli azionisti, chiesti e ottenuti dalla regione a seguito della delicata fase di nomina del nuovo esecutivo, finalmente tra qualche giorno potrà essere compiuto un passo che a detta di molti sarà fondamentale per la società stessa e per il futuro dello scalo trapanese. Soddisfatto della delibera della Giunta regionale si è detto il capogruppo del Partito Democratico all'Ars, Baldo Gucciardi, secondo cui il Vincenzo Florio potrà adesso guardare con ancora maggiore certezza al futuro, essendo stato messo anche nelle condizioni di utilizzare il finanziamento di 10 milioni di euro dell'accordo di programma quadro per l'ampliamento dello stesso sbloccato dalla regione pochi mesi fa. Il presidente della Regione Rosario Crocetta, Giunto Gucciardi, ha mantenuto ancora l'impegno di sostenere l'aeroporto trapanese, vera infrastruttura strategica per lo sviluppo della Sicilia occidentale. L'assemblea dei soci dell'Airgest tornerà a riunirsi il 4 dicembre. In quella data, salvo intoppi, dovrebbe essere ratificata la ricapitalizzazione che ammonta complessivamente a 7 milioni di euro. In cammino con la storia, un altro itinerario arabo normanno è il titolo del percorso culturale promosso dalla Fondazione Federico II, che dal 26 al 30 novembre è dedicato alle costruzioni che le dominazioni araba e normanna hanno lasciato con testimonianze di grande pregio. Un percorso che partirà proprio da Mazara del Vallo il 26 novembre. L'itinerario prenderà il via in particolare dalla chiesa di San Nicolò Regale. Il programma prevede dalle 9 alle 13 l'apertura del sito con visite didattiche riservate alle scuole, alle 17 prevista poi una conferenza al Teatro Garibaldi. Ancora un prestigioso riconoscimento per il giovane artista mazarese Alessandro Serra, le cui opere verranno esposte alla Triennale di Arti Visive in programma a Roma dal 21 novembre al 3 dicembre, mostra alla quale saranno presenti tra gli altri Filippo Daveri e Daniele Radini Tedeschi.
Il settore servizi tecnici del Comune di Alcamo comunica che i turni dell'erogazione idrica cittadina passano dagli attuali 4 giorni a 3 giorni. La distribuzione dell'acqua sul territorio alcamese ogni 3 giorni è già operativa da oggi, fanno sapere dal Comune alcamese, si è resa possibile grazie al minor consumo da parte dei cittadini. Con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21 trasmetteremo lo speciale Eccellenza, alle 21.30 riproporremo la seduta aperta del Consiglio Comunale di Mazara dedicata all'ospedale Avel Aiello. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.